Eccoci qua di nuovo in diretta con la pagina Pizza Napoletana. Siamo qui in diretta a vivere questa emozione. Ecco qui, questo è Vincenzo Staiano, pizzaiolo, che ha organizzato questo evento, un pizzaiolo della provincia di Napoli, che ha organizzato questo evento stupefacente da Napoli, dal Duomo di Napoli. Ecco, corre, corre, speriamo di poterlo intervistare. Guardate, un'atmosfera di festa. Guardate, guardate, la festa continua. Andiamo a vedere il cardinale Sepe. Guardate, integrazione. Napoli anche questa. Napoli, Napoli, Napoli capo di tutti. Allora, ripetiamo, nelle prime due edizioni è stata servita la pizza napoletana. Quest'anno è stato organizzato sempre da un pizzaiolo, Vincenzo Staiano, che ha organizzato, ha coordinato insieme all'Istituto Graziani Alberghieri e agli chef questo evento. Guardate. Guardate che atmosfera di gioia. Vi dico, io sono emozionatissimo, ho la fortuna, grazie a Vincenzo di Staiano appunto, di poter vivere questa emozione. E vi dico che è tutto reale. Reale, guardate. Allora, qualcuno potrebbe dire: cosa c'entra la pizza napoletana official? È un pizzaiolo Vincenzo Staiano, che ha organizzato questo evento. Oggi non si serve pizza, ma è come se lo si facesse. Come se lo si facesse un giorno di giubilo, un giorno della napoletanità, anche questa è Napoli. Soprattutto questa, Napoli solidale, Napoli che non ha colori. Guardate. Io vi chiedo scusa se ogni tanto la mia mano ha dei tremoli, ma sto facendo contemporaneamente anche le fotografie con l'altra mano. È un momento troppo particolare per lasciarlo, per non dargli la giusta visibilità. Guardate. In una delle bellezze napoletane, in un luogo veramente da lasciare senza fiato, abbiamo un momento di emozione pura, il pranzo di Natale organizzato dalla diocesi di Napoli, dalla Caritas. È organizzato nella fattezza, per quanto riguarda il food, da Vincenzo Staiano, che ha una pizzeria nella provincia di Napoli.
Allora, lasciamo ora sempre il cardinale. E andiamo a vedere questo momento. Signori, io vi dico che essere qui non ha il valore di una cronaca come altre, ha un valore molto di emozione, indescrivibile. Io vi lascio. Buona giornata a tutti.